lui amava i mostaccioli che gli faceva frate Jacoba, come la chiamava lui, ovvero sia questa donna romana, Jacoba dei Sette Soli, e che nella sua permanenza a Roma aveva conosciuto. E prima di morire fa una lettera a Jacoba chiedendogli, tra le altre cose, se gli portava qualche mostacciolo. Stava morendo Francesco, aveva superato tutto ormai, anche la mistica era ormai già veramente nell'escatola, e gli chiede questo. Ma si sente bussare lì dai Benedettini a San Francesco a Ripa, dove lui stava. Si sente bussare, era Jacoba dei Sette Soli, che prima che la lettera fosse partita già era arrivata con i mostaccioli di Francesco. E l'intuizione di Jacoba, questa sera vogliamo ripeterla, passeranno, vedete, alcuni dei nostri amici e vi distribuiranno dei mostaccioli. Sono i mostaccioli che ancora frate Jacoba, che Jacoba dei Sette Soli, fabbrica a Roma. Un piccolo sostegno per la notte, abbiamo fatto già molto tardi, ora bisogna scappare da un altro appuntamento, non si può far finire.